Pasquale Perricone, confermato assessore comunale di Alcamo, con quali deleghe? Mi occuperò di pianificazione, di politiche comunitarie e di servizi a rete. Soprattutto per quanto riguarda la gestione dello sportello unico, attività produttive di cui lei si è occupato, lei cosa si sente di dire in merito? Tanto la questione della crisi non è, come dire, generata né dall'amministrazione comunale passata o presente. Sappiamo tutti quali sono i presupposti di questa crisi, che comunque è un problema che, per quanto ci riguarda, dovremmo tentare di far fare al comune, alla macchina comunale, tutto quello che è possibile fare e mettere in campo. Per quanto attiene alle cose fatte nella passata amministrazione, è ovvio che ci sono state cose che sono state fatte con tempestività, brillantezza ed efficacia, altre ovviamente con meno efficacia, però complessivamente non mi sento di tracciare un giudizio negativo sull'andamento della passata amministrazione. Non basta, non è sufficiente, speriamo che ci siano le condizioni per poter fare di più e meglio. C'è parecchio malcontento comunque per quanto riguarda il funzionamento in generale degli uffici comunali, che non garantiscono al cittadino tempestività, non garantiscono appunto risposte celeri, adeguate. È vero e ne sono assolutamente consapevole, ed è questa una delle prime questioni che dovremo affrontare, cioè quella della rimodulazione degli uffici e dei servizi, che è una delle priorità di questa amministrazione comunale. È chiaro che i cittadini non possono andare dietro i tempi spesso lenti della burocrazia in generale. Per quanto riguarda il comune, dovremo cercare di usare al meglio tutte le risorse umane disponibili. Il suo rapporto istituzionale con il nuovo sindaco Sebastiano Bombeintre, intanto molti cominciano a pensare che il nuovo sindaco non possa garantire la propria presenza quotidianamente, c'è chi dice che gli assessori sono in qualche modo eccessivamente gravati di responsabilità, perché si è passati da 10 a 6 assessori, e quindi c'è un concentramento di deleghe su un'unica persona o comunque su un determinato settore. Ecco, si potrebbe parlare anche di questo per quanto riguarda nuove nomine dirigenziali, trasferimenti. Lei, insomma, cosa si sente di dire in questo senso? Sinceramente non ho capito bene. La domanda è molto chiara, riguarda il fatto del concentramento, l'eccessivo concentramento di deleghe non soltanto in ogni singolo assessore, ma anche per quanto riguarda i dirigenti dei vari settori comunali. Cioè questo... Adesso sì. Beh, è ovvio, cioè questo deriva dalle novità normative che sono state introdotte. Gli assessori da 10 passano a 6, per cui c'è una distribuzione delle funzioni su ognuno dei componenti della giunta maggiore rispetto al passato. Ecco, questo dal suo punto di vista, per quelle che sono le sue competenze, per lei è un peso? Questo vorremmo capire. Certamente sì, anche se abbiamo cercato di adottare, diciamo, una distribuzione equilibrata dei pesi delle competenze assessoriali. Chiaro che sono pesi, è evidente, però siamo qui per poter svolgere le nostre funzioni per le quali abbiamo chiesto il voto agli elettori. Anche dal punto di vista dell'apparato le cose sono cambiate rispetto a prima. Adesso la macchina comunale dispone solamente di quattro dirigenti, e quindi anche da questo punto di vista le competenze e le incombenze sono aumentate per ciascuno di loro. Circa il mio rapporto con il sindaco, io ho un rapporto personale, mi lega al sindaco da un rapporto di amicizia fin da quando eravamo adolescenti. In queste prime giornate ovviamente stiamo cercando di capire bene come far partire, come mettere in ordine le priorità che dovremo seguire.